Il signor Philippe Cariot è il Beer Business Unit Manager di IB. Anche IB ha tantissime novità che sta proponendo a DrinkTech. Signor Cariot, buongiorno. Sì, buongiorno. Quali sono le novità che state presentando a DrinkTech 2017? Allora, principalmente due tipologie di novità. Novità sul processo, quindi proprio sulla produzione della birra, all'interno del mosto o del prodotto fino all'imbottigliamento, e quindi che si materializza per dei sviluppi a livello della biotecnologia, di prodotti di origine minerali o vegetali per migliorare la stabilità aromatica qualitativa praticamente del prodotto che i birrai propongono ai consumatori, e poi anche su certi impianti a livello della pulizia, dell'imbottigliamento. Cerchiamo sempre di avere dei prodotti che permettono di ottimizzare i consumi di acqua, migliorare le microbiologie per proporre dei prodotti che di nuovo qualitativamente, sia all'interno del processo, quindi nelle birrerie, e sia per il consumatore, quindi il prodotto finito, sia di qualità ottima. Quindi le vostre soluzioni sono rivolte ai birrifici, ma di tutte le dimensioni? Sì, quindi iniziamo e ad esempio per l'Italia siamo confrontati a un settore delle microbirrerie che esplode, e quindi abbiamo delle piccole confezioni che rispondono alle loro richieste, e effettivamente lavoriamo anche con i grandi gruppi che fanno delle birre in volume massivo, assolutamente, e alla fine la problematica qualitativa rimane la stessa. Quindi quello che cambierà è la scelta delle materie prime, e per poter offrire dei gusti diversi, e noi all'interno del loro processo, della loro produzione, ci adattiamo e cerchiamo di fare delle soluzioni specifiche che rispondono alle loro richieste. Quanto è importante per voi il mondo della birra? Ah, è molto importante. Quindi la società EB ha iniziato negli anni 60 nell'industria enologica, sì. Ma alla fine, qualsiasi la tipologia della bevanda, certe ricerche, diciamo, sulla stabilità e lo sviluppo fermentativo è lo stesso, e quindi abbiamo sviluppato dall'inizio degli anni 80 nel settore della birra. Quindi a quest'epoca c'erano soprattutto delle grandi birrerie come la Peroni, la Moretti, e oggi si sviluppano con il trend delle birre lupolate, non filtrate, blanche, tutte le tipologie, delle proposte infinite, e quello è fantastico per il settore, perché i consumatori sono aperti a tante richieste di prodotti. Sì, in effetti il mondo della birra è un mercato che comunque sta conoscendo un grandissimo sviluppo, una grandissima crescita e una grande popolarità anche rispetto ai consumatori. Assolutamente, è una cosa geniale. In Italia la birra si beveva con la pizza di solito, oggi in aperitivo, dopo cena, tante possibilità anche di gradazione alcolica. E quindi per il nostro mestiere, quello di IB, significa anche adattare differenti tipologie di prodotti per rispondere a tutti questi nuovi prodotti. Perché effettivamente un malto che produce una birra bionda non si comporta lo stesso rispetto a una birra speciale o che andrà a utilizzare una quantità di lupolo elevata. Non si può utilizzare lo stesso tipo di lavorazione o comunque lo stesso tipo di soluzioni per qualsiasi tipo di birra. Esatto, e anche poi a livello aromatico l'IB ha sviluppato una gamma di lieviti, e quindi che sono adatti su delle birre tipo tedesche o su delle birre tipo belghe e poi adesso italiane, perché sono tante gli sviluppi e l'innovazione che propongono i microbirrifici italiani. È eccezionale, sì. È verissimo, una realtà in continua espansione. Per quanto riguarda le manifestazioni inerenti alla birra, dove vi potremo incontrare nuovamente? Allora,
diciamo che questa manifestazione è quella che a livello mondiale si riceve tutti i birrifici da tutte le zone. Per l'Italia c'è Rimini che è molto importante e Beer Attraction. Si stanno sviluppando anche delle fiere, ce ne sarà una alla fine del mese di novembre a Milano, la Craft Beer, e quindi che scopriremo come a EBI per la prima volta. E poi sì, ogni paese ha le sue manifestazioni, considerando che in Italia ad esempio sono 1200 microbirrifici o anche di più, è un fenomeno che c'è anche negli altri paesi e che quindi hanno delle manifestazioni specifiche. E oltre alle fiere come quella del Drink Tech, ci sono anche dei concorsi dove ritroviamo i microbirrifici e le grandi birrerie, e dove come assaggiatori siamo giuri anche con loro per dare le medaglie a chi ha fatto i migliori prodotti. Beh, insomma, un'ottima giuria, è un incarico piuttosto piacevole, penso. Assolutamente, sempre piacevole, sì sì. Grazie Filippo e buona giornata. Grazie tanto.